Quello al quale abbiamo appena assistito è uno dei più gravi incidenti che abbiano mai funestato una competizione automobilistica. Un incidente accaduto a Le Mans anni fa. Abbiamo qui in studio uno dei protagonisti di quell'incidente, John Scott. Lo ricorderete certamente tutti, John Scott. È un pilota famoso che dopo quell'incidente abbandonò le gare. Il professor Mendez, del Centro Studi Sociali, è anche lui qui con noi. Con l'ingegner Oveido, progettista di una grande casa automobilistica. Tema del nostro dibattito, le corse di automobili. C'è una domanda che alcuni di noi si fanno da un po' di tempo. Queste corse sono veramente utili? A parte il loro interesse agonistico e spettacolare, sono necessarie, considerando il tributo di vite umane che diventa sempre più pesante? Giriamo la domanda all'ingegnere Oveido. Dico subito che il mio potrà sembrare un parere interessato, ma io sono convinto che le corse automobilistiche sono necessarie per il progresso tecnico. Dicendo progresso tecnico non mi riferisco solo al continuo potenziamento dei motori studiato ai fini di una competizione sempre più esasperata, ma all'incremento della sicurezza. Oggi su una vettura di serie è difficile che scoppi una gomma, e questo grazie agli studi fatti per le corse. E non dimentichiamolo che fu proprio a Le Mans che vennero collaudati per la prima volta i freni a disco. Professor Mendez? Sì, io do atto all'ingegnere Oveido della validità della sua tesi, ma personalmente ritengo che questo collaudo agonistico ormai non sia più necessario. Non sono d'accordo per questo motivo. Nel nostro campo c'è ancora molto da lavorare. Oggi si stanno sperimentando sulle auto da corsa soluzioni tecniche nuove che verranno applicate su tutte le vetture, col conseguente risultato di aumentare il limite di sicurezza che esiste oggi. Grazie, ingegnere Oveido. Professor Mendez? Grazie. Signor Scott, gli argomenti dell'ingegnere Oveido sono senz'altro convincenti, ma io continuo ad essere dell'idea che il sacrificio di vite umane, come accadde anni fa a Le Mans, sia troppo alto. E sono convinto che la nostra attuale civiltà ha condizionato l'uomo alla macchina e quindi ne ha quasi annullato i sentimenti. Nel caso di una corsa, poi, lei non pensa che questo condizionamento sia totale? In altre parole, voi piloti, non temendo più per la vostra vita, non finite col considerare poco anche quella degli altri? Se anche noi proviamo dei rimorsi come tutti gli altri? Non vorrei deluderla. Ma la nostra coscienza è sempre sveglia. Certo, per avere dei rimorsi, bisogna aver commesso degli errori gravi. Ma esiste un imponderabile. Quando siete alla guida di un bolide che supera i 300 all'ora, ne siete sempre padroni? Sicuro che ne siamo padroni, mi può credere. Questo vale anche per lei, signor Scott? Non sta esagerando? Vi prego, signori. Calma. Questo non è un processo, è uno scambio di idee. Continui, professore. Grazie. Mi scusi, ma nessuno vuole mettere in discussione la sua abilità e neanche la sua coscienza. Ma lei, dopo quell'incidente, ha abbandonato l'attività. Perché? Non posso risponderle. È un problema mio. Sono stato pilota, mi sento ancora tale e come pilota le ho risposto. Ma come uomo non sono tenuto a farlo. Non scherzano questi signori, eh? Ma se lei mi chiede se ho dimenticato quel giorno, la mia risposta è no. No, no, no! Vieni in acqua? No, non mi va adesso. Dai, è bellissima, caldissima. Aspetto l'aperitivo. Lo prendi dopo il bagno, su, vieni. E va bene. Luis, fa presto. Ancora in acqua, eh? Sheila, ecco il tuo punto messo. Su, grazie. Vieni fuori. No. Fa male stare troppo in acqua. Hai visto che marito premuroso? Su. Sta attenta, non ti accostare troppo, mi bagni tutto. El mejor tiempo realizado hasta este momento es el de Luis Aranda con 1 minuto y 25 segundos a la velocidad de 144 y 184 kilómetros por hora. Thank you.
Questa volta devi vincere, tesoro. Sì, sì, certo. El tiempo de la vuelta más rápida ha sido mejorado por Kurt Weiss, que ha dado la vuelta en 1:24.06 a la velocidad de 144 y 865 kilómetros por hora. Sheila. Come va? Abbastanza bene. E Maria? È rimasta a casa, aveva da fare. Con quella villa sempre indaffarata, sì. Ci vediamo. Salve. Maria. No, non è venuta, è rimasta a casa. Anzi, mi ha detto di dirti che ti aspetta dopo da noi insieme a Franco. Va bene. Bene. Pompa dell'olio. Che è successo? La pressione dell'olio è scesa quasi a zero. Maledizione, andavi tanto bene. Non ci vuoi. Su, non fai. Ciao. Attenzione! Al termine della prima ora di pruebas, el escocés Dustin Rich ha conseguito il miglior tempo, logrando dar la vuelta in 1:24.03 alla velocità di 145 e 426 km por hora. Establecido el nuevo récord absoluto del circuito del Jarama al dar la vuelta en 1:23.09 a la velocidad de 146 y 25 kilómetros por hora. Qué caldo, no veo nada. Vado a cambiarmi acqua. Un bel bagno è proprio quello che. Ah, sì, scusa. No, no, non spostare l'attacco della barra. Ah. Ma ce la facciamo per Zandvoort. Abbiamo tutto il tempo. D'accordo, però monta le nuove sospensioni perché dobbiamo provarle subito. Ho delle ottime speranze per il nuovo pilota. Te lo ricordi? È Dustin Rich. Sì, è giovane, ma ho fiducia. Ti chiamo dopodomani. D'accordo? Ciao. Chi era? Bonelli? Sì, perché? Volevi rinunciare. E invece sei deciso a continuare. Esatto, continuerò fino in fondo. Io non conto più niente per te, vero? Ehi, Luis! Io della bambina vera, io non c'ero mai stata. Toro!
Vuoi correre per me? Correre per te? No. E con cosa? A piedi? Ecco, dai! Con una nuova macchina che supera i 300. Sono 2 anni che ci lavoro insieme a un italiano. Uno che in fatto di macchine da corsa la sa lunga. Ora manca solo chi la faccia vincere. Non sono io l'uomo che cerchi. Può darsi. Ma non credo di sbagliarmi su di te, anche se hai molti difetti. Ah, vedo che sei passato all'adulazione per convincermi. No, sono obiettivo. Tu hai molti numeri, solo che... Solo che dovrei fare un po' di scuola da te, vero Scott? Mi dispiace, niente da fare. Ognuno corre a modo suo. Potresti guadagnare un bel mucchio di quattrini. Ah, adesso sì che ci capiamo. Questo è l'argomento convincente. E poi il contratto che mi lega a Barnett è scaduto. Ci penserò. Ehi, hey, Dustin, o come diavolo ti chiami. Ieri mi hai chiuso in curva. Ti consiglio di stare più attento un'altra volta, capito? Non me ne sono accorto. La gente come te non dovrebbe correre. Hai ragione, ma con tutti i soldi che mi danno. Comunque ti ho avvertito, qui non siamo alle giostre. Sì, lo so, siamo tutti cresciuti. Se ruega a los corredores que acudan todos a sus puestos. Faltan 5 minutos para el comienzo de la carrera. Se ruega a los pilotos que acudan a reunirse con el director de la carrera. Faltan 2 minutos. Marcel Prévert, Luis Aranda, François Legrand, Franco Vallesi y Richard Owen. Thank you.
coches envueltos en llamas. Vemos a los pilotos que logran salir y alejarse de las llamas. No, 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 non ho niente. Lasciatemi, lasciatemi. Non ho niente. Sì, però prendiamo la barra. Atención, atención. Nos comunican que los coches que han chocado son los de Dustin Rich y Richard Howard. Por milagro, los pilotos han salido ilesos del accidente. Attenti, la schiena. Giriamolo. Marcel Clemel, Kurt Weiss, Franco Vallesi y Luis Aranda. La lucha entre los pilotos para alcanzar las primeras posiciones va haciéndose cada vez más decidida. Va en cabeza Marcel Clever, detrás de él François Legrand y Kurt Weiss.
Allora, come va? Ehi, John Scott, hai battuto anche Bell. Si vede che nonostante tutto riesco ancora ad arrivare primo. È andata bene, potevi finire arrosto. Potevo finire arrosto. Già. Ma potevo anche farcela. Ero nelle prime posizioni e invece... Boom. È stata una iella maledetta. Eh sì, eri piazzato bene. Peccato che... Howard ti sia piombato addosso. Sei venuto per rinnovarmi la proposta di correre per te, John? Perché no? Sai chi ha vinto? Weiss, quel tedesco che mi odia a morte. Oggi gli ero davanti e ti assicuro che non ce l'avrebbe fatta tanto facilmente a superarmi. Eh sì, è stato un vero peccato. Quanto zucchero ci ha messo. Mi ha detto che non so neanche da dove si comincia a pilotare una macchina. E oggi potevo dargli una lezione. Non illuderti. Kurt ha molta esperienza. Tu hai del fegato. È una delle tue doti. Fegato e colpo d'occhio. Ma per il resto... ti manca ancora troppo mestiere. Ma tu gliel'hai detto? Non è facile parlargli. Mi sfugge continuamente. Appena cena qualcosa, mi pianta. Lascialo vivere nel suo mondo. È come Lewis. Hanno le corse del sangue. Dusty Bridge, fare per così. Favore. Però John ti ama. Com'è? È partito? Non lo so. Ma ha lasciato detto dove andava. Sì, sì, ho capito. Grazie. Pronto, Iberia? Vorrei fare una prenotazione, signorina. Sì. Prenda nota, per favore. Le départ. Cette tour décidera les positions de départ de chacune des voitures. Tout de suite en tête se trouvent Larbi et Mohamed qui représentent la voiture numéro 7 et 6. En troisième position, Mustapha qui court pour la voiture numéro 16. À ses côtés, Brahim représente le numéro 1. Larbi et Mohamed s'apprêtent à faire le dernier tour de piste. Larbi, Mohamed, Larbi remporte la course. Les voitures prennent le départ par ordre d'arrivée des cavaliers. Larbi, Mohamed, Mustapha, Brahim sont qualifiés. En première position, Lopez, Dubois, Ben Khalifa, Adrian.
donc les premiers à prendre le départ à cette course sont les voitures numéro 7, 6, 7, 1. In Marocco. Che cosa ci fai da queste parti? Sono venuto a prendere la risposta. Ah. Tesoro, amore mio, che paura ho avuto. Ti dispiace andare a prendere un whisky? Vado. Whisky? Ma sì, va due. Bene. Sei ostinato, Scott. Ma perché? Proprio io. Perché sei strano. Ah, un matto. Ecco finalmente una buona ragione. Sì, ma non è solo questo. Sai una cosa? Se volessi, beh, me ne comprerebbe tre di macchine. Come vedi, i soldi non mi mancherebbero. Non basta avere delle macchine per diventare un pilota. Ci vuole qualcuno in cui credere. Ah, conosci le corde da toccare. Forza! Continua. Conosco quella sensazione che ti prende quando stai per farcela. E io invece, purtroppo, non l'ho provata. Se mi segui, ti assicuro che la proverai prima di quanto credi. Se è così, ti rispondo che accetto, anche perché voglio battere Kurt Weiss. Davvero? Ma sì, certo che accetto. Ecco, a voi. Hanno ragione quelli che dicono che col caldo ci vuole l'alcol. È finita bene. Cosa è finito, amor mio? A che stai pensando, tesoro?
Non hai capito niente, è finita tra noi due. Dusty, perché scherzi con queste cose? Lo sai che sono scherzi che non mi piacciono questi. Non sopporto l'idea di separarci. Dico sul serio. Dustin, ma perché? Cosa fai? Vieni qua! Che ti prende? Tanto un giorno o l'altro doveva succedere. No, no! Ti prego! Apri! Apri, apri! Lascia andare, Beth. Quando è finita No! Credevo che non venissi più. Com'è andata con l'impresario? Gli ho detto che lo lasciavo e basta. Tutto ok. Vabbè, andiamo. Aspetta! Eccolo là! Presto! Corri! Corri! Non ce l'abbiamo con te, messie, ma con questo imbroglione. Buono, Dodò. Ah, sì, eh? Con te ho... Scusalo, lascia qua! Maledizione! Si sta troppo! No, grazie. Non bevo mai mentre faccio il bagno. Non le piace, vero? Che cosa? Che io sia qui. Mi è assolutamente indifferente. Non ci credo. Lo sa che suo marito è molto in gamba? È uno che non scherza. Non fare questo, non fare quello. Ma fa così anche con lei? Un tempo, ora non più. Ma a lei che importa? Oh, niente. Oh, mi scusi, sono un po' nervosa. Capita, quando c'è guerra in famiglia. Glielo ha detto lui? No, John non è tipo da fare confidenze. Diciamo che io sono intelligente. È una vecchia storia. Non voglio che ricominci con le corse. Signora Scott, la sua non è un'impresa facile. Come pensa di impedirglielo? John sa quello che vuole. Sì, è vero. John sa quello che vuole. E allora? Scemo, idiota, stupido! Su, Mimì, dai, è uno scherzo, non essere arrabbiata. Vieni. Ma guarda, guarda il vestito appena stirato e smettila di ridere. Mimì, com'è l'acqua? Vestita dovrebbe essere più calda. Oh, come sei spiritoso. Ma su è uno scherzo, no? Sì, dai. Come ti dicevo, la nuova macchina non è ancora perfettamente a punto. Ma mi hanno assicurato che per la prossima corsa potrà essere messa in pista.
D'altra parte non voglio forzare i tempi per non compromettere i risultati, né voglio presentarmi con una macchina che non abbia prima subito tutti i controlli e i collaudi. Già, però intanto Courtois è seguita la classifica. Sì, lo so, ma secondo me la cosa non deve preoccuparci. Il campionato piloti è appena cominciato. Che ne dici? Ehi, John, dico a te. Eh? Ah, sì, sì, certo. Parola mia, non sposerei mai un'americana. Specialmente un'americana ricca, poi. Per carità. Atteggiamento tipicamente inglese. No, scozzese. Ecco perché non accetti il matriarcato. Ah, no. Certo che no. Sheila? Sheila! Sì? Che ne dici di Dusty? Non ti sento! Dustin! Dustin cosa? Che ne pensi? Allora? Cosa vuoi che ne pensi di Dusty? Insomma, che impressione ti ha fatto? Perché? Doveva farmi un'impressione particolare. Ma no, era una semplice domanda. Al solito, le tue domande hanno sempre un doppio senso. Vero, John? John, hai sonno? Vuoi che spenga la luce? Fa quello che vuoi. John. Sì? Ho deciso. Non me ne vado, rimango con te. Finché tu mi vorrai, io non ti lascerò. Sperando che un giorno abbandoni le macchine. Sheila, mi spiace molto toglierti questa speranza, ma seguiterò la mia strada. Credo di amarti ancora. No, cara, no, tu non mi ami. Tu non ami niente, tu vuoi solo averle le cose. Non è giusto quello che dici. Non me lo merito, John. Può darsi. Comunque ricordati le regole del gioco. Sorpresa? Prontissimo. E allora entri. Buongiorno, signor Scott. Buongiorno. Eccola. Beh, che ne dici? Interessante. Finalmente. Ma che, sei tornato da Haram a piedi? No, brontolone. Ho trovato il pilota. Sheila, come sta? Buongiorno. Mi aveva quasi dimenticato, eh? Allora, è sempre innamorato di me, Bonelli? Oh, certamente, innamoratissimo, sempre di più. Dustin, ti presento il cavalier Bonelli, un uomo che ha visto macchine da corsa di tutte le razze. Lui è Dustin Rich. Molto piacere, Dustin. Sono felice di conoscerla. John mi ha parlato molto di lei. Fra l'altro mi ha detto che lei correva con Nazzaro e che a quei tempi la chiamavano Siringa. Sì, perché il mio posto era accanto al pilota.
e pompavo la benzina. E così gli amici mi appiopparono quel soprannome. Quando si pensa che superavate i 100? Altri tempi, caro amico. Con i motori di oggi è tutta un'altra cosa. Ma allora... Poi ti racconterò di come io e Nazzara vincemmo nel 907 il Gran Premio di Francia. Sì, effettivamente Bonelli è stato un autentico pioniere dell'automobilismo. Sì, l'ho letto. Vedo che avete applicato una nuova soluzione per le sospensioni. C'è da credere che con queste la macchina guadagni in stabilità. Sì, questa soluzione l'ha suggerita John. Io l'ho soltanto realizzata. Ma non dargli retta, Dustin. Fai il modesto. In realtà il merito è tutto suo. In ogni caso, non è la sola innovazione che abbiamo realizzato. Siamo riusciti anche ad abbassare il baricentro, eliminando quasi del tutto il rollio. Bene, ora devo parlare un momento con Bonelli. Sì, anche io ti devo parlare. A proposito di Parigi, adesso ti metterò al corrente... Sì, anche io dovevo chiederti una cosa. Le macchine, che passione. Io non potrei vivere senza. Lei invece le odia, vero? Perché dovrei odiarle? Forse ne è un po' gelosa. Che cosa glielo fa pensare? Io in genere sono un buon osservatore, ma con lei più la studio e meno la capisco. Sa, è molto strano. Potrebbe sembrare felice a vederla così. Però in realtà credo che sia una donna frustrata che non vuole ammettere di esserlo. Lei è un insolente. O un collezionista di donne. Oppure tutte e due le cose. D'accordo, tutte e due le cose. Ma non neghi che siete arrivati ai ferri corti. Non mi fraintenda, niente di personale, ma... Mi riferisco a quell'incidente di cui un tempo parlarono tutti. Per ora la cosa più urgente è telefonare a Londra per le gomme. Sai, potevo farlo anch'io, ma tu eri sparito. E senza di te non ho voluto decidere. Questo Dustin è proprio in gamba. Sì, ma non bisogna dirglielo troppo. È già abbastanza presuntuoso. E comunque sono cose che riguardano me e John. Anzi, già che ci siamo, le voglio chiarire le idee. Io non sono quella che lei forse crede. E chi le ha mai detto di credere qualcosa? In ogni caso, non sono il tipo di moglie che si sente sola e trascurata, o in caccia d'amore. Non sono quel tipo di donna, è chiaro? È un vero peccato, non mi piacciono le donne oneste. Si fa troppa fatica. Conosco donne che si sono messe in situazioni del genere e che poi hanno scontato per anni il loro sbaglio. Se fossi suo marito, credo che sarei geloso. Ha detto una cosa carina e la ringrazio. Mi piacerebbe che io e lei restassimo amici. Amici e niente di più. Perché in fondo lei mi è simpatico. Mi ci proverò. Il prossimo giro lo fermiamo. Facciamo dei controlli. D'accordo.
Ok. Come va? Alla perfezione. €51, formidabile. Alex, stringi di più. Va. Sempre meglio, eh? Controlla le sospensioni e soprattutto la barra. Tutto a posto. Beh, allora, com'è andata la S? Molto bene, avevi ragione tu, tieni perfettamente. Certo che avevo ragione, guarda che tempo. Allora come va? È una macchina formidabile. Ah, ero sicuro. Con questa batterò Kurt. No, non è niente, sull'altro rettifilo ho preso una pozza d'acqua. Ah, mi pareva. Certo che il tempo che hai fatto ieri è veramente magnifico. Sì, non c'è male. Senti, non ho capito perché Scott ha insistito tanto per convincermi a correre con la sua macchina quando avrebbe potuto trovare altri con molta più esperienza di me. Forse vorrà ottenere una doppia soddisfazione, portare alla vittoria la sua macchina e nello stesso tempo creare un nuovo pilota. Già. Può darsi che sia così. A proposito, John mi ha detto che dopo le prove andate a pesca. Veniamo anche noi, eh? Ma certo. Scusa, Stolke mi ha trattenuto al telefono. È impressionato della macchina di Scott. Vuoi sapere la mia opinione? Dustin non arriva in fondo alla gara. Ma veramente io non lo sottovaluterei. De tweede dag van de competitie is zo begonnen. Dopo la corsa, vieni a casa di Schwartz. Sì, va bene, cercherò di venire. Scusami, ma adesso devo proprio andare a provare. Leggera davanti. Ah, va bene. Adesso ti faccio inclinare ancora di più gli spoiler. Il resto va bene? Sì, sì. Vedrai che ai prossimi giri riuscirai a migliorare i tempi. Ricorda. Allora, ci vediamo dopo. Sì, ci vediamo più tardi. John ha messo sotto il torchio Dustin, eh? Io sono convinto che non riuscirà ad ottenere un bel niente. Dustin, te lo dico io, non diventerà mai un vero pilota. Lo dici perché a te Dustin non piace, è vero? Detesto i fanatici. Attenzie, het record van de baan is verbeterd met 1 minuut, 19 seconden en 15. Kom maar.
Complimenti, ho visto che hai girato 2 decimi di secondo in meno di Kurt. È andata bene. Bravo. Spero però di fare ancora meglio. Complimenti, ciao. A dopo. Justin, Rich, get the band bureau. Abbassa la testa. Ecco. I guanti li hai presi? Sì, li ho presi. Già brindando alla mia vittoria. E tu che ne dici, Kurt? Il solito sbruffone. Dicerei tu, eh? Lascialo dire, domani vedremo chi brinderà. Beh, potreste mettervi d'accordo. Eh sì, potremmo arrivare assieme, eh? Io primo e tu secondo, naturalmente. Tanto ormai Kurt è abituato alla vittoria. Quest'anno Kurt ha intenzione di vincere il campionato del mondo. Vero, Kurt? Ti piacerebbe, eh? Perché a te no? Ci sono pesci in questa di nozze. Zitto, che li fai scappare. Ma se non ce ne sono? E poi che gusto c'è? È roba da vecchietti. Se vuoi sentirti giovane, mettici un allucinogeno al posto dell'esca. Ehi, Sheila! Tanto non c'è niente qui. Va male, È vuota. Sheila! Beh, non avete preso niente. Di un po', Franco, a te piace pescare? No, ma prima di una corsa è un ottimo relax. Ah, sì? Beato te. Questa è la mia amica Jike. Ciao, Jike. Come va? Ciao. Carina la tua amica. Olandese? Svedese. Calma, Dustin, a lei piacciono i bei ragazzi. Falle pure la corte, tanto non me ne importa, io mi consolo subito. Dammi un bacio. Avanti, su. Oh, sta buona, ma che sei matta? Vuoi che Franco domani mi chiuda in corsa? Dustin, fai pure. E niente paura, io non mischio mai il lavoro con le donne. Ah, sì? Smettila, ma vuoi mettermi nei guai sul serio? Ma dai, che ti importa. Ma come che me ne importa? Oh, basta, ne ho piene le scatole di questi Superman del volante. Ehi, che vivo. Ma chi le ha preso? Sta tranquillo, vedrai che poi le passa. Ehi, Mini, torna indietro. Che sono? I gamberetti? Buoni. Ma perché non li mangi tu invece di darli ai pesci? Sono un po' vecchiotti, ma se vuoi accomodati. Per me quelli si mangiano i gamberetti e basta. Qui tira sempre vento. Carino qui, eh?
Perché anche a cambiare posto non è servito a niente. Sheila. Beh, arrivederci. John. Ciao, Ci vediamo. John. Dan. John, sei forse geloso? Beh, se fosse così non mi dispiacerebbe, sai. Perché vorrebbe dire che in fondo ti interesso ancora. Lascia stare. Dustin Rich, the Volker, Marco Valesi, Kurt
Weiss e Luis Aranda. Muoio davvero. Sta fermo, può entrare qualcuno. Ti amo, ti amo, ti amo. Ecco, vedi che ho ragione. Guarda come si scompongono per tenere il tuo passo. Attento qui, guarda. Vedi? Quando hai visto Kurt alle spalle, hai accorciato la frenata e ti sei imbarcato. Ecco. E Kurt ne ha subito approfittato. Qualche volta sei in controsterzo. Ritardi il punto di corda. Peccato. La corsa poteva essere tua e invece hai lasciato vincere Kurt. Sì, è un vero peccato. Comunque, un secondo posto è sempre un buon piazzamento. Ma a Monza deve essere diverso, devi dare tutto. Ricordati che è una corsa dura, ma che la macchina c'è. È chiaro adesso? Sì, mi sono fregato. Ma non si ripeterà. Voglio sperarlo. Ne sono certo, sta tranquilla. Ce la farò. Se vuoi, puoi farcela. Ma devi volerlo. A Monza arriverò io prima. Sarà una sconfitta per Kurt Weiss e ti prometto che non farò della corsa una mia vendetta personale.
È tardi, sbrigati. Bonelli sarà già arrivato. Non mi piace aspettare. Torno subito. John, vorrei che tu fossi un po' più gentile in presenza di altri. Perché lo dici? Mi hai risposto male davanti ad altri. Ah, sì, hai ragione. Cercherò di ricordarmelo. Auguri. 100 di questi giorni. Grazie. Ma perché signora vuol mettere un limite alla divina provvidenza? Me ne mancano solo 20 per fare il secolo. A uno degli uomini che hanno fatto la storia delle auto da corsa. Grazie. Bonelli, mi racconti come vinse quella famosa corsa con Nazzaro nel 1907? Beh, se proprio no, insisti... No, dopo. Adesso deve tagliare la torta. Forza, Bonelli, un bel soffio potente tutti insieme. Grazie, grazie. Pensa, Dustin, a quell'epoca Nazzaro vinse questa corsa a 119 di media. Accidenti, in proporzione noi adesso dovremmo andare a 600. Pensate che io, seduto vicino a Nazzaro, pompavo la benzina. Formidabile. Ma che posso dire? Siete tutti così cari? Attenzione, tutti i signori piloti si portino subito dal direttore di corsa. Ripetiamo, signori piloti, subito dal direttore di corsa. Da parte delle vetture partecipanti, vi leggiamo lo schieramento di partenza. In prima fila il numero 33 di Kurt Weiss, il numero 18 François Legrand. Seconda fila il numero 2 Dustin Rich, il numero 14 Luis Aranda. Terza fila il numero 3 Marcel Clodet, il numero 12 Roger Brown. Quarta fila il numero 21 Richard Hadley, il numero 6 Bob Liston. Quinta fila, il numero 16, Lang Jeffrey, il numero 23, Mark Manara. In sesta fila, il numero 15, Tony Richardson, e il numero 11, Hans von Berg. Manca un minuto alla partenza. Fuori i meccanici. Mancano 30 secondi. 15 secondi.
e comanda il numero 18, François Leguer. Tommaso. Tommaso, come sta andando? Tutto bene, signore. È attaccato a cuore. Meno male. Thank you.
Sky. Ti è sembrato che l'avventura numero 2, la Caravel di Rich, sia leggermente in difficoltà. Sei stato fortunato. Ho controllato la macchina dopo la corsa e mi sono venuti i brividi vedendo che il giunto era tenuto da un solo dado. Ancora mezzo giro e il giunto si sarebbe sfasciato. Ma è stato un vero miracolo. Meritata John, ha vinto 2 volte. Ah sì, certo, Sheila.